squadra di casa. Adesso ci sono già i primi saluti fra i giocatori in campo. Ricordiamo il Brixen che è al gran completo con Volare di Mate al numero 1 in porta, poi c'è Di Giulio Riccardo numero 2, Fantinato Marco 5, il numero 7 da Piran Gianluca, numero 10 a Ceri Stefano, 13 Bricker Maximilian, il 18 Iballi Endrit, il 19 Iballi Adrian, 21 Capitano Vira Alex, poi c'è Basic Andrea col 29, 34 Mülek Felix, 38 Mitteruzna Christian, 39 Hansic Amat, 41 Struttura Davor, Coppola Alex col 55 e Schatzer Lucas col 75. In panchina come sempre Noina Rudi, invece dall'altra parte abbiamo Bligar Daniel col numero 5, Oberauf Jan Niklas 6, Djepcevic Dragan 8, Singer Simon 9, il 10 Pierre Andreas, l'11 Branch Thomas, che comunque rimarrà in panchina, il capitano Raff Christian, il 12 Widenhofer Alex 13, Selva Teo 16, Pierre Moritz 17, capitano della squadra, poi c'è Moran del Gabriel, questo nuovo giocatore inserito nella prima squadra col numero 18, Lazarevic Uros col numero 30, 34 Santinelli Omar, il 39 Sepp Mattias, il 61 Stankovic Nicola e il 91 Bernd Morandel. In panchina come sempre mio fratello Fuorerotto e Malesevic Mile, che ha preso le rendini della squadra in mano. Ci sono gli arbitri Schiavone e Nicolella che gestiscono la partita che è già iniziata, c'è il Brixen all'attacco, vediamo subito il Hansic, i Balli, difesa già sistemata dell'Eppan, però chiaramente tutti i nomi importanti qui nelle file del Brixen, anche gli stessi che sono in panchina, tutti i giocatori che ogni squadra vorrebbe avere a referto, e c'è subito il primo gol dell'ala Di Giulio, senza campo, bel tiro, Raffel non riesce ad agguantare, 1-0 per il Brixen, un minuto giocati. Vediamo l'Eppan che ha messo al centro il capitano Moritz Pircher, chiaramente anche per la mancanza di Starcevic deve prendere lui in mano la situazione. Difesa 5-1, Uros Lazarevic che ricordiamo ha giocato tanti anni nelle file del Brixen. E subito un bel tiro di Lazarevic, 1 pari, vediamo se Stankovic oggi riesce a prendersi due responsabilità dal primo attacco, due possibilità di tiro che non ha preso in mano la situazione, comunque pubblico già presente. Sappiamo che il Brixen ha un pubblico molto caldo e nelle gare diciamo altoatesine ancora più presente. Basic che qui si gira bene e Uros Lazarevic già si prende il cartellino giallo. Testa, niente di grave, guerriero questo ragazzo, chiamiamolo ragazzo anche se ha una certa età, anzi 2-1. Lazarevic subito, sempre tiro e Djepcevic, 2 pari, qui si corre. Lazarevic e Djepcevic, fa
Rito anche nella difesa, Stanovic che doveva prendere in mano. Il terzino destro, subito rigore anche Basic che riesce a prendere questa palla, rigore c'è Dapiran. Italia 3-2, vogliamo tirare il Brixen dopo Natale dal Trieste e gioca secondo in difesa qui, un'ala eccellente, sicuramente il Brixen adesso la forma che si ritrova e gli ultimi vittorie è un pretensore al titolo. Vediamo qui altro tiro di Lazarevic e in porta c'è chiaramente Volare di alto 2 metri, però c'è anche Raffel para. Che già sente un vecchissimo infortunio, ci sarà un rigore. Yannick Lasovera contro Volarevic, un muro davanti per Yannick Las. Quasi ci riesce. Tre pari comunque. Sento partite istanti per le discussioni anche del pubblico, questi incontri ravvicinati qui in Alto Adige. Ricordiamo che ci sono 4 squadre di A1 questa provincia, poi c'è anche il Cesano molto vicino, qui i balli tutto fisico, niente da fare per gli Amiglas. 4-3, palla persa, contropiede, Fantinato, 5-3, si stava fallo su Slepcevic, niente contropiede e gol. 5-3 adesso il risultato, ci vuole una prestazione super qui dell'Eppan. Vediamo passaggio di palla veloce, lotta Kircher. Stankovic, fallo, ma tira, lascia andare l'arbitro, parata di Volarevic, tiro sull'angolo corto. Ragazzo ancora alle prime Serie A, 22 anni, bosniaco. Corto, Raffel apre l'angolo, fallo, dai,
passaggio, passaggio, bel passaggio, Dragan, 6-4, già segnato il punteggio. Chiarella di Dapirani, fa vedere subito di che pasta è fatta. Stankovic, gol, 7-5, 8 minuti giocati da Petti, rigore ha chiesto e Gezzini che va in panchina per 2 minuti, e Grisibani, tutti alti, tutti forti questi ragazzi del Brixen. Vediamo il solito da Piran contro Raff. E para Raff, importante per il risultato attualmente 7-5, ricordiamo. Ritmo alto in questa partita, come vedete anche voi. È già pronto lì, vediamo, altro gol, Yannicka, bravo, 7-6, non molla l'erba, fanno intanto 15 minuti, anche il Brixen deve lottare qui, niente sudato, come sempre in questo campionato, abbiamo anche un risultato del Siracusa, un pari contro il Cassano, che è riuscito ad aguantare tutti, quei punti agli ultimi secondi, per cui punto per tutti e due. Brutto passaggio di Moritz su Overau. Vediamo qualche altro risultato. Sappiamo che già sta giocando il Bolzano, che era nettamente avanti sui campi. Vediamo come sono 24-20, ancora risultato del Bolzano, e qui l'arbitro non vede, non decide per Leffan, contropiede subito,
stava un netto rigore qui sul braccio di Uros. Vabbè, niente da fare, andiamo avanti. Altri incontri inizieranno un po' più tardi. Fasano 2-2 col Sassari. Dopo 5 minuti c'è il Trieste 3-3 contro il Riviera. Anche questo un incontro molto caldo. Il primo tempo va all'8-6. Bressano con Bressano, altra loda a Bressano alle ore 20. Vediamo Stankovic in velocità, ma c'è Volarevic che chiude. Bel passaggio da Piran, tanto spazio. C'è qualcuno per terra, Endri Tiballi, c'è qualcuno per terra, un cartellino rosso per Jan Niklas Oberau, clamoroso, scusate, avete visto forse meglio voi, io non me ne sono accorto. Che perdita per l'Eppa. Adesso definite voi se c'era questo cartellino rosso, io non posso giudicare. Arbitri subito pronti. Vediamo se questa partita poi va a finire bene. Adesso ci sarà chiaramente Simsinger che sposterà sulla destra, ci sarà un nuovo innesto di un alla sinistra dopo questi due minuti. Vedremo nelle moviole poi dopo se c'è stato questo fallo grave sanzionato col cartellino rosso-blu. Di solito Oberau non è il tipo, non so se ha mai preso il cartellino rosso, comunque si vedrà. Intanto l'Eppan chiaramente soffre adesso con 5 in campo. Passivo. Stankovic, gol, bravo Nicola Stankovic, 7-9, Eppan in 5. Arriva Peter Hussler, non c'è difesa su lui, forse un passo di troppo, però non c'era difesa. ...10-7 risultato. Zdechevic che si è spostato all'ala sinistra, Moritz Pircher. La situazione adesso per l'Eppan, difesa forte, vediamo Lazarevic, vediamo Singer, Lazarevic che si prende il pallone, passivo para Volarevic, tiro disperato di Uros. Balli, chiaro che libera l'ala, Raffel, bravo Cristian,
time out chiesto dalla panchina dell'Erpan e un minuto di pausa. Si riprende la partita. Intanto abbiamo visto la moviola del fallo di Jan Niklas, braccio alto per lui e Hendrik Ballie che si porta sul braccio, un po' di scena c'era, ma comunque l'arbitro ha visto così, il braccio era alto e il viso c'era e per cui rosso e panchina per Jan Niklas. Peccato. Pedina importante in una partita del genere, chiaramente uno dei migliori in campo. Vediamo se Singer adesso riesce a sostituirlo bene. Qualche discussione adesso, commissari e giocatori, panchina del Brixen. Aspettiamo un attimino, riprende intanto. Sempre calde le partite, però niente di cattivo ancora. Adesso è entrato Didenhofer, entra Didenhofer come secondo pivot. Passaggio andato male a Didenhofer. Vediamo Di Giulio che va da solo, angolo, bell'angolo, 11-7. Chiaramente la difesa del Brixen è molto attiva e difficile i passaggi al vivo, soprattutto con un Didenhofer che non è la sua posizione. Stankovic che regala una palla d'oro a Zapiran, fuori subito, non tutta la settimana che si allenano queste cose. Passaggio in mano, gioca per il Brixen, in questo caso Nicola, entra Santinelli. Santinelli che è il giocatore più centrale che terzino, comunque Lepan ha solo quello da offrire. Intanto qui un fallo su Uros, però dopo danno doppio palleggio, 5 le reti di vantaggio. Intanto Eppan che gioca con i mezzi di fortuna. Leva Di Giulio, arriva come un missile. Hamzic, bene per difesa Stefanic. Anche qui da Piranha. Cassi, il 7 metri è una vecchia volpe, chiaramente Zappi come lo chiamiamo fra colleghi qui della pallamano. Zepcevic è già fuori, altri 2 minuti e rigore, sempre lui. Non sbaglia stavolta, 13-7, sono 6 le lunghezze.
adesso diventa utile per l'Epan, adesso chiaramente sempre un uomo meno, out, troppi giocatori per infortunio o cartellini concessi. Vediamo Wiedenhofer. E qui c'è Di Giulio, due minuti a Di Giulio. Anche questi dati un po' in maniera facile perché era in corsa Santinelli. Comunque non critichiamo gli arbitri, solo qualche spunto da parte di un ex giocatore che comunque vede il diavolo dappertutto. Moritz Birchel, vediamo, questa è la sua posizione dove lui riesce a entrare. Gol per lui, 13, 5 di scarti, adesso entra Fantinato, Müllecker. Vediamo che cintura ha in mano la squadra, chiaramente di piccole star della pallamano. E Müllecker che si fa parare questo tiro da Raffl, niente da accreditare a Raffl in questa frazione di gioco, sempre pronto. Intanto respirano i giocatori del Brixen e ci sono altri, invece l'Epan non ha questa possibilità ma gioca in casa, non ci sono discussioni. Singer, bella parata di qui l'arbitro vicino da 9 metri, invece 2 minuti sanzione più severa da parte del collega arbitro. Epan di nuovo in 5, entra il 16enne Moran del Gabriel, seconda partita per lui, sfondamento questa volta netto, lo sfondamento di Dapiran. Vediamo Epan sempre in 5, il portiere rimane in porta. Tiene comunque bene la partita l'Epan nonostante le difficoltà. Vai, va, vola Santinelli, tira male però. Bel buco però, tira male, non perdona i balli. Fatto tutto bene, meno che troppo centrale. Già il terzo tiro dell'Epan, molto facile per il portiere. E qui c'è il fallo, brutto fallo di Ivaldi sul braccio di Lazarevic. Giornata di sanzioni da 2 minuti. Adesso gioco 5 contro 5. Da tutto l'Epan questi 22 minuti. E di nuovo parata di Volarevic. È chiaramente un campione nella sua porta. Vediamo com'è finita la partita del Bolzano. Fasano Sassari 9-9, anche lì una bella lotta. 10-5 Trieste Rubiera, fa dei miracoli Trieste. Invece il Bolzano è terminata a 29-26 contro il Carpi.
anche senza Dejan Djurković, Bolzano a carattere e vince contro il Carpi. Bella prestazione. Sappiamo che il Carpi ha vinto qui a Eppan e una gara anche quella importante per l'Eppan, però persa. Cambio adesso, c'è Singer che va all'ala sinistra, entra Pliga, 15 anni questo ragazzo che gioca nell'Under 17 e gol di Lazarevic, imparabile. Sbagliano i cronometristi. Moritz rettificato adesso, 9-14. Anche i cronometristi sembrano che siano del Bressanone qui. I balli. Scusate, Fantinato prova davanti, Wiedenhofer fortissimo, anche l'arbitro se ne è accorto, entra Zuttura che passa palla e gol di Dapiran, gioca tutto sull'ala il Brixen. Dell'Eppan che le prova tutte, mette dentro i giovani del vivaio. Singer, Moritz arriva a due pivot, Lazarevic l'unico, niente da fare per Moritz Birger. Deve tirare l'Eppan, sfondamento di Wiedenhofer, sfondamento netto, Zuttura che tiene il pallone in mano, esperto, aspetta il cambio. Vediamo come si comporta. Time out del Bressanone che lamenta un gol mancante. Manca un gol, sembra gli arbitri che stanno per scrivere. Vediamo se anche loro hanno tenuto in conto. Sembra che vada bene il risultato. Stankovic dopo il disastroso passaggio delle mani del Brixen. Inizia il nuovo Zuttura al centro, Fantinato, Rudek, anzi entrato Schatzer all'ala sinistra, inviato per Dapiran, subito tiro per lui, subito gol. Grazie.
tira Wiedenhofer fuori subito, passaggio, riesce a prenderlo Mühlecker, go, no, niente da fare, Schatzer, Pararaffel. Sette le lunghezze, niente da fare, il Panno riesce a entrare nelle file del Brixen, si sapeva che partita difficile, ma senza 3-4 titolari ancora più dura. Uro se lotta, bel passaggio a Dragan Djevcevic, c'è il palo e c'è un 7 metri e un'altra sanzione via i balli, seconda per lui, niente di grave, il Benone ha troppi giocatori in panchina per far male questa sanzione. Vira Uroš Lazarević, entra Vira Alex, capitano del Brixen, autentica corazzata soprattutto nei rigori. E come vi dicevo, para il rigore a Uroš. Non so quanti rigori ha già parato questo ragazzo, ma fa solo paura quando entra. Due minuti ancora di gioco, più 7 Brixen. Si porta via Lucura, il nostro leader, 15enne che non ha il fisico ancora. Struttura comunque è Lazare di 10 con l'adesso dell'Eppan, con il 17 del Brixen. All'ala, palla persa e prende il palo, che sfortuna di Singer, prende il palo, peccato, gol facili. Comunque ha provato, anche se adesso mancano 40 secondi, avrebbe fatto un gol importante per la difesa. Davo, la sua palla, arriva Hamsi, tira, ancora 20 secondi, 20, tira Uroš, file, però ci sono ancora 10 secondi. Per questo incontro qui al Palla Raiffeisen, 19-11 in vantaggio il Brixen, e ci sentiamo fra 10 minuti.
bad news. Give you a bite. Woo! Kiko! Give you a bite. Woo! Give me a bite. Woo! Tra poco secondo tempo della Raiffeisen tra Brixen e Eppan, risultato come vedete 11 per l'Eppan, 19 per il Brixen. Nel frattempo gli altri risultati si sono chiaramente protratti, c'è il Fasano 13 pari contro il Sassari nell'intervallo, anche questa molto molto importante per la classifica e per chi giocherà contro chi alla fine del campionato. Trieste 13, Rubiera 9 nell'intervallo, e l'altro risultato del Bolzano l'abbiamo già sentito, e c'è ancora Bressano Conversano che inizia alle ore 20. Intanto inizia l'Eppan. Stankovic recupera questa palla, niente da fare per entrare. Moritz Birchel sbaglia, fuori
palla di Giulio, perfetto per lui, 20-11. Stankovic non tacitare questa palla, vediamo se si è ripreso nell'intervallo. Non gioca Uroš Lazarević, attualmente alla destra, e c'è Birker Andreas, bel gol, il capitano per tanti anni nella formazione dell'Iran. Birker Andreas, uno dei protagonisti degli anni precedenti per salire dalla 2 in A1. Difesa completamente nuova dell'Eppan. Singer avanti 5-1. Vediamo la struttura. Fallo su Peter Hutzner. Non viene decretato. Vediamo Stankovic. Si ferma in velocità. Ragazzo che quasi 2 metri avrebbe tutte le doti, ma non si prende la responsabilità, gioca terzino destro adesso. Scivola il capitano Birker. Non attacca Stankovic, palla regalata al Brixen. Il 38 che prende il piede di Terusner, sbaglia questo colpo, piede clamoroso, invece palo dall'altra parte di Stankovic. Vediamo Dapira, palla facile su Raffi, castigato Lepan in questo momento. Ormai sono già 9 i punti di differenza. Altra palla di Stankovic, questo ragazzo che fa sempre lo stesso errore. Tempo fermo, cosa succede? Non si è capito, comunque riprende la partita. Solo in campo a lottare contro la corazzata del Brixen. Stankovic passa la palla, Moritz Birker da solo, rigore. Per fortuna c'è il capitano che si prende le responsabilità e l'anima. Tira Liger, tira il più giovane campo dell'Eppa, il numero 5 Flieger, prima volta in campo contro Birker, vediamo, e sopra la testa, freddo, bravo Flieger, bravo. Non si fa intimorire da nessuno dopo che di casa, nonostante il risultato. Palla persa, vediamo Stankovic, velocità, passa la palla,
tiro e il tiro gol. Ecco, questo è quello che vogliamo vedere da lui. Purtroppo alcuni stati disastrosi, ma comunque anche qualche 21, 14-21, non molla Lepan. Tutti giovani adesso in campo al Brixen. Fantinato, gol di Fantinato. Palla da talento Wiedenhofer, lui che avrebbe anche un bel tiro, non tira, subito gol. Deve capire che ci vuole il combattimento fino alla fine e non i passaggi strani dove ci sono già contropiedi facili. Liger, Wiedenhofer, vediamo Santinelli. Va! Angolo morto a volare di questo Krieger, bello, scusate la mia euforia, ma questo veramente un ragazzo che ha una mano d'oro, stride perfino lui, e volare di qui, sorride anche lui perché si è fatto spiegare, scusate la parola, da questo giovanissimo ragazzo, ma penso che sicuramente lui capirà. C'è un coperchio, cosa succede? Non abbiamo capito. Io una macchina! Ah, un coperchietto della palestra, visto bene Raffel prima che qualcuno si faccia male. 8 i gol. Bella prestazione dell'Eppan intanto, anche se la differenza è quella, ma non si può chiedere troppo oggi, visto anche le assenze. Manca anche Lazarevic, non saprei dirvi da quale motivo. Bravo Piercevic, che adesso gioca anche persino 16-23. Bello anche nel Bressanone che ci sono tutti i giovani in campo. Adesso arriva i balli, che sistema di nuovo le cose. Vediamo Dapiran scappa a Krieger e c'è Raffel che gli dà la mano. Questo bello vedere Singer, peccato Singer, traversa. Un po' sfortunato anche Lepan in questo secondo tempo, va per terra Wiedenhofer. Esce, non so se c'è stato un contatto, entra l'altro giovane Gabriel, ce n'è per tutti oggi. Vediamo chi rimane ancora in panchina. Lepan, ormai siamo in sgoccioli. Fuori ancora Lazarevic, non so dirvi se c'è un infortunio o meno. Comunque Stankovic, Mitterrooster e gol di Debsevi. Gioca bene in attacco Lepan, colpa di Stankovic, prende le responsabilità, colpa sua nella difesa precedente. Vediamo, si sposta Santinelli che va su Mitterrooster. Che
palla Peter Wutzler, entra il secondo pivot, Liger non si è accorto, lotta Lepan, lotta tremenda, Fantinato fa vedere bellissimo gioca, bellissimo, che combinazione, uno contro uno, Morandel, passaggio a Flieger, terzo tiro, terzo gol, il successore di Niklas oggi, che bello vedere un ragazzo così, non si fa impressionare dal Brixen e da un portiere come Volarevic. Qui netto il rigore con Stankovic a 5 metri. Vita Rutschner. Vita Rutschner al gol 26-18. Manca anche un po' di respiro a Raffl con Bortolot out e comunque si spera di recuperarlo presto. Morandel, terzino destro, va in centro, tutta palla, si pensa Santinelli, va lui, va da solo, ormai giovani dell'Eppan fanno tremare la difesa del Brixen. Gli danno un po' delle credenziali che gli ha dato l'allenatore a loro durante la settimana. Bene così. Bella partita, anche se il Brixen è nettamente superiore. Santinelli, vediamo, arriva lui, vediamo, Liga, Morandel. Metri. Fischiata dell'arbitro per il settimo passaggio, peccato, Flieger di nuovo lì pronto, non erano sette passaggi comunque. Tiene il risultato la giovane formazione dell'Eppan intanto contro il Brixen. Passaggio recuperato, vola Santinelli, tiro, gol, bravo, tanto cuore di Omar. Sbaglia anche il Brixen nei passaggi, e se la cosa è struttura è subito una pausa di un minuto.
struttura infurioso, infuriato, scusate, che non è contento con la difesa dei suoi, troppo piatta per lui. Intanto entra i Balli al centro, Brucker, anche lui un mostro di uomo, grande e forte come pivot. Bella difesa dell'Eppan. Moranel lotta, lotta. Liga non si accorge del pivot. Comunque, bravo Singer, recupera questo. Vogliamo vedere questo nella pallamano. Stankovic, passaggio, rigore. Morandel, bravo Stankovic, alto 2,5 metri, non tira, fa Morandel e tira di nuovo Klieger, di nuovo vediamo se fa 4 su 4. Fa 4 su 4, in mezzo alle gambe. Proprio che fegato, che cuore è questo ragazzo. E nessuno si aspettava che ci fosse un sostituto di Yanniklas così forte oggi. Bene per una partita di casa, peccato per Yanniklas che non poteva far vedere le sue forze. Comunque se non ce n'è uno ce n'è un altro per fortuna. Passaggio, cintura, Schatzer e Morandel, qui si fa scappare Mitterutzner. Stankovic fermo, ecco, ci vuole Santinelli, Santinelli 22-27, 5 ancora, Leppan che con questa formazione riesce ad aggiustare ancora il risultato, benissimo. Devono rientrare tutti i più forti al Brixen, Ciutura, Hamzic, arriva Hamzic. Para Raffel, peccato, fa doppia ferata su Brucker. Vediamo, no, questa volta Flieger per lui. C'è il capitano del Brixen che chiude e Hamzic regola la situazione. Arriva Singer, 23-28, 14 minuti, secondo tempo intanto in mano a Leppan. Vediamo altri risultati, chiaramente quello più Trieste avanti di 7 contro Rubiera, veramente tosto questo Trieste. Fasano 17-15, intanto Mühlek gol in elevazione. Arriva Stankovic, chi lo prende questo ragazzo quando arriva in velocità, purtroppo non sempre si prende queste responsabilità. Questa volta benissimo, 24-29, sempre 5, non è contento Ciutura, sempre con i suoi, chiaramente sta limando per le finali di campionato. C'è un'invasione e subito Djevcevic, Singer,
Singer, ah, altro palo, che sfortuna Singer oggi, secondo palo, sfondamento, Singer subito, niente, non arriva la palla, era Singer, sfondamento recuperato da castigato Raffi, un po' di confusione, peccato, un palo, una palla al vento e un gol preso e siamo di nuovo a più 5. Sta a macellare nessuno, ma si sta combattendo e giocando una bella pallamano. Adesso ci sarà una pausa di le feste pasquali, intanto prendo questo spunto per augurarvi una buona Pasqua, tanta salute e speriamo una buona ripresa di tutti gli infortunati delle società per il finale del campionato. Riprende Eppan, 24-30, scusate, è stato rettificato, più 6 sempre, 12 minuti, speriamo che non ci sia un crollo perché chiaramente l'Eppan gioca sempre con gli stessi quasi. Vediamo Omar, Santinelli, Liger, Morandel, va Morandel, va da solo, para Virer. Passi, passi, para, para Raffi. Questo poteva essere il vero sfondamento della partita. Morandel. Questo era, signori, un vero sfondamento. Comunque, due nasi rossi. Entra Brucker, posto Vito Morandel. Sutura, Sutura. Campinato, bel tiro. E vada. Bella velocità, bei cambi, c'è Raffi e queste palle che vanno sul palo dovrebbero essere recuperate dall'Eppan, niente da fare, di nuovo in attacco. Queste sono piccole che però durante la partita fanno una differenza forte, tanto passivo, struttura fuori, palla fuori. Stankovic, Morandel, Pliger, Pliger non ha paura di andare, sbaglia, palo, ma non ha paura, va bene così. Chi non tira dall'angolo morto non impara, per cui bene così, signori.
9 minuti ancora in un bel derby. Passaggio da un'ala all'altra, palo, comunque invasione anche. Santinelli che gestisce bene. Chiama lo schema. Arriva Morandel, va da solo dopo il fallo, va da solo, 26-21. Faccia oggi ovviamente non ci vede più, cartellino giallo all'allenatore dell'EPA, perché si erano alzati in due, è gravissimo questo fallo. Vediamo la panchina del Brixen che ha 5 persone in piedi. Comunque va bene, questi sono i problemi che abbiamo nella pallamano adesso, scusate il mio sfogo, ma con una partita del genere penso che non ci vogliono queste intrusioni da parte di persone. Comunque, scusate, non è il mio compito, ma pallamano e Nascanti. Struttura, bel passaggio, Mitterutzner, tutto solo, vola e tira, 32-26. Morandel, vediamo. Ecco che entra Uros Lazarevic, per fortuna niente di grave, non c'è un infortunio suo. Liger, tenta l'uno contro uno, ma Santinelli, bel tiro sotto mano, 27-32. E anche se abbiamo 7 minuti ancora, lotta Leppan, tiro la struttura da fuori, tutto solo, manca un po' la difesa lì in centro ancora. Non dimentichiamo quanto è bravo questo giocatore allenatore del Brixen negli ultimi anni. Ecco, adesso c'è Lazarevic che ha respirato, intanto si sposta sul terzino Morandel. Vediamo cosa fa. Aspetta troppo a lungo per il tiro, comunque punizione su di lui. Marcato. Uros, chiaramente marcato. Forte adesso, siamo sotto passivo, e tira Uro Lazarevic, la sua specialità, tiri da fuori con i suoi 2 metri 2, 28-33.
ricordiamo, arriva Passaggio Cittura, Passaggio Fantinato Cittura, tenta Santinelli lo sfondamento, non va, tiro di Cittura, Raffi pronto, non ha paura Lepan, non ha paura, sì, fischio troppo veloce per Zdechevic. Purtroppo palla buttata via da Santinelli e da Piran, da vecchia volpe senza possibilità di tiro, si cerca il difensore, lo porta a 5 metri e rigore, scusate, vedendo Gianluca si capisce per quale motivo ha fatto gola ai Brixen di portarlo nelle sue file. Cambio di portiere, entra Selva, anche lui 16 anni, un giovane talento, e c'è già l'applauso dei suoi compagni. Vediamo cosa fa Dapiran. Dapiran non sbaglia, va giù bene Selva. 34-20. Dopo questa prestazione penso che non ci saranno delle facce, diciamo, brutte nell'Eppan, perché hanno dato tutto, non dobbiamo ricriminare niente. C'è di nuovo Plieger, sempre lui tira alto, c'è il maestro in porta, Alex Bierer, il maestro dei 7 metri. Plieger non so quanti ne abbia fatti, 4-5, ma comunque grande festa per lui e gli altri giovani, e anche per la società, per un bel giovane che abbiamo tirato su il suo allenatore Oberhaus. Marcus, chiaramente papà di Niklas, e qui adesso si va in contropiede. Singer, niente palo, mi raccomando, parata, palo e gol. La dea vendata da un anno a Singer. 30-34, 2 minuti e 20, ci vorrebbe un mezzo miracolo, sarà difficile, però il risultato non è così male per un Eppan un po' zoppicante. Qui c'è uno sfondamento di Brucker, palla all'Eppan, tanto vediamo Zazarevic. Time out e un minuto di respiro per tutti noi. Thank you.
ultimi due minuti al Pala Raiffeisen. 30-34 il risultato. Vediamo se c'è ancora una limatura da parte dell'Eppan. Speriamo, vediamo cosa hanno portato i consigli di Malesevi. Santinelli che non vede Singer, peccato. Vediamo Santinelli, fallo su di lui, bisogna tirare. Palla in mano ancora all'Eppa. Plieger, è chiaro che ha solo questa possibilità dell'angolo corto para Bierer. Niente da fare, il Brix porta a casa i due punti. Purtroppo per l'Eppan, niente punti anche oggi, nonostante una partita in casa comunque bella. E niente infortuni gravi, solo lotta, niente cattiveria. Passaggio a Singer, troppo corto, peccato, dovrebbe essere il 31-34, invece abbiamo il 30-35. Errore di Rahl. Comunque tentate tutte. Ultimo attacco dell'Eppan, 15 secondi. Signori, intanto, come vi dicevo, buona Pasqua e ci risentiremo. Vediamo tiro franco, ci sarà un tiro franco di Uros Lazarevic, immagino. Niente, tira Santinelli. Angolo troppo facile per Bierer, finisce così al Pala Raiffeisen questo incontro della Serie A Beretta, 30 per l'Eppan, 35 per il Brixen. E una buona pallamano a tutti e a risentirci presto. Yeah.
So. Okay. Was mit denen? Spaß. Okay. Allora, qui abbiamo il numero 38, Mitter Rutzner. Non dico più promettente perché ormai è una pedina fissa del Brixen. 35-30 qui a Eppan. Per l'Eppan non c'era niente da fare, però il Brixen ha dovuto lottare fino alla fine. Raccontaci un po' questa partita. Beh, cioè, all'inizio secondo me siamo partiti molto bene, si vedeva tanta energia, tutti erano motivati. Poi nel secondo tempo abbiamo anche iniziato bene e tipo dopo un po' si vedeva che l'Eppan, cioè, vuole giocare ancora e sono riusciti a mettere un po' meno distanza tra di noi e beh, alla fine siamo riusciti a mantenere questi 4-5 gol fino alla fine, però era duro fino all'ultimo minuto. Questa è quella pallamano che vogliamo vedere nei derby, chiaramente qualcuno deve vincere, alla fine ha vinto il Brixen meritatamente, i giovani dell'Eppan si sono fatti vedere e per il Brixen adesso il quarto posto quasi già consolidato, vedremo, sì, ma vedremo. Comunque una bella squadra che può lottare fino al titolo, penso. Sì, speriamo che, cioè, riusciamo a avere sempre quell'obiettivo in testa di dare il meglio e vincere tutte le partite e poi così. E poi si vedrà. Si vedrà. Chi c'è ancora adesso come avversario per il Brixen? Abbiamo ancora la partita contro il Merano a casa e dopo contro il Fasano a casa. E il Fasano sarà quella decisiva, diciamo, per chi poi giocherà contro chi nel sì. campionato. Sì. Intanto vi auguriamo tutto il bene, buona Pasqua, ti faccio andare perché c'è la birra fresca quello che va sta bene. Aspettando. Quello va perfetto. Bene, un bel sorriso da parte del capitano e auguri a tutti voi. Ciao, auguri. Hübsches Leimer zu denke ich. Und Schalters in. Bene, passiamo alla seconda intervista. Qui oggi abbiamo un volto nuovo per voi, non per noi, un giovane promettente del nostro vivaio Under 17 che però qui ha fatto vedere di essere veramente in forma, infatti si sta già allenando con la prima squadra, Morandel Gabriel. Ciao a tutti, il numero, ciao, 18. Gabriel, cosa hai cambiato tu e il tuo compagno Plieger, anche lui quindicenne, quando siete entrati in partita? Ma per prima cosa volevo solo ringraziare sia l'allenatore che la squadra. Devo dare un grandissimo grazie perché sono loro che ci hanno accolto in prima squadra come se ci fossimo sempre stati. Quindi grazie all'allenatore e alla squadra. Cosa è cambiato quando siamo entrati? Direi che i 7 metri di Daniel Pligo gli ha dato quella spinta in più per iniziare la partita al meglio. Io ho iniziato come difensore, poi sono partito anche per l'attacco e sì, in realtà proprio questo da dire, sono molto felice di aver potuto giocare così tanto, di aver contribuito alla squadra e beh, se posso dire la mia, credo che abbiamo giocato bene. Sì, effettivamente il secondo tempo è stato vinto dall'Eppan, pensando che ci sono tanti giocatori out titolari, però i giovani hanno fatto vedere che c'è una bella euforia, ci sono anche i giovani, i tuoi amici del pubblico che vi hanno supportato e anche i nostri sponsor che chiaramente vedono che c'è qualcosa che sta nascendo nella squadra, per cui adesso c'è una Pasqua davanti a noi e poi si andrà a Conversano. Conversano che chiaramente giocherà per il titolo, ma il Conversano è una tua trasferta più lunga che hai fatto. Sì. Cosa ti aspetti e cosa desideri per il futuro?
Ma cosa mi aspetto? Posso partire dal fatto che non sono mai stato in aereo, quindi sarà la prima volta andata e ritorno. Benissimo. Vediamo cosa succede. Ma io sono felice di poter andare giù, di poter giocarmela contro il Conversano, che sarà la squadra più grande con cui io forse giocherò. E vediamo, come abbiamo detto, loro giocano per il titolo. Noi andiamo giù e vediamo cosa succede. Benissimo, vuol dire che Gabriel è stato molto attento a scuola perché è un bellissimo italiano, meglio del mio. E comunque, questo è il nostro futuro. Grazie Gabriel per quello che hai fatto oggi e per la squadra. E ci risentiamo prossimamente su questo canale. Grazie mille a tutti, arrivederci. Bravo Gabriel.